Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Sentro 2, a parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati la scorsa puntata che abbiamo salvato Shondi dall'assalto del suo ex fidanzato. Oggi vediamo come procede, ma in realtà mi sono appena reso conto di una cosa. Probabilmente perché da molto che non ci giocavo, ma stiamo avanzando a un ritmo incredibile, cioè siamo al 38%. Va bene, sì, con tante missioni secondarie già completate, ma con praticamente una sola fazione. Siamo già quasi a metà del gioco, è incredibile. Stiamo avanzando più velocemente di quanto ricordassi. Fuoco e fiamme. E la Madonna! Un altro ex. Ovviamente. Hey. What's up, Shondi? Hey, Blake. What you got for me? White Widow. I was talking about the info you called me about, but pass the peace. Nah. Earlier today, I went to Shivington to find party favors for tonight. While I was buying, I noticed some Somdi wheeling in a bunch of chemicals into a building. Dobbiamo distruggere roba. I know a drug lab when I see one. I'm gonna blow up some dust lamps. You wanna come? Dobbiamo distruggere un po' di roba. I think I'll stay here. Suit yourself. Certo che Shondi del 2 è proprio maledettamente fattona, ma proprio all'inverosimile quasi. Bella sta macchina, da dove è saltata fuori? Vorrei portarmi dietro qualcuno, a differenza di Sentro 1. Ste missioni le stiamo facendo in solitarissima. Aspetta, mentre in Sentro 1 ogni giro ci portavamo qualcuno, perché alla fine erano ben armati e di conseguenza aveva senso che ce li portavamo. Che tra l'altro, cosa che ho già detto, un po' che preferivo forse di questi primi due capitoli, è che in Sentro 1 e 2 i companion prendono le armi da terra, mentre in Sentro 3 in poi devi potenziare la gang anche sotto il punto di vista delle armi, spendendo ovviamente i dindini. Ecco qua, laboratorio di drogaina. Drogaina pura. Anzi, guarda, ti faccio bel favoretto. Ecco fatto. Ora sì che ci divertiamo. Ho sentito un poliziotto. Ah no, era qualcuno che lo chiamava, i poliziotti, giustamente. Aspetta, eccoci qua. Belli carichi e pieni di munizioni. Ecco qua, uno. Aspetta. Ecco qua. E dov'è il secondo? Ecco qua, due. Devo andarmene prima di prendere fuoco, che ho già preso, tra l'altro. Beh, la seconda postazione. Ok, signore. Eccoli qua che sono già arrivati, ma pensa un po'. Ovviamente finisco le munizioni sempre nei momenti sbagliati. Secondo laboratorio di drogaina con una sgommata immensa. Fantastico. Distruggi i laboratori. Buongiorno. Neanche in Matrix entravano sparando in questo modo. Aspetta. Oh, aspetta prima che mi faccio saltare in aria anche a me. Ma guarda, stavano facendo un rito voodoo. Ma stai buono. Ecco qua. La bellezza delle munizioni infinite, santo Dio. Aspetta. Ecco qua, perfetto. Dove devo salire? Ho visto un paio di scale, ma non le vedo più. Eccole qua. Quello lì o è strafatto o non si è ancora accorto della sparatoria. Morte istantanea. Ecco qua. Non c'è neanche bisogno di ringraziarmi. Io me ne vado. La missione è stata completata. Non è vero. Non anche. Ma stai buona, ma che vuoi da me? Ma vai via, ma che vuoi? Ma che
volete da me? Sto facendo solo il mio lavoro. Ecco qua, proseguiamo, andiamo al terza postazione. Ah, era proprio qua vicino, serio? Ecco qua la macchina. La lasciamo qui nelle vicinanze, che si sa mai che mi possa servire. Cambiamo arma e mettiamo il fucilozzo a pompa. Buon dì. Il moschito you are, certo. Se io sono una mosca, voi siete un cazzo di scarafaggio della società. Sai cos'è che mi irrita dei primi due Saints Row? È che il lanciarazzi non fa, diciamo, l'esplosione che dovrebbe. Cioè fa un'esplosione microscopica quando l'esplosione di un lanciarazzi è un... Boh, è grosso quanto casa vostra. E qua l'esplosione è minuta, piccolina, ciccina. Cioè, guarda, io in un altro Saints Row avrei beccato subito quella postazione lì, con anche l'esplosione che avevo colpito qua o questo muro. Eppure non l'abbiamo beccata, pensa un po' che sfiga. Ma sì, dai, andiamo di lanciarazzi. Aspetta che gli facciamo una bella sorpresina. No, si è chiuso dentro, ovviamente. Trova il modo per stanarli. Penso che fagli un'esplosione da questa distanza, sicuramente crepava lo stesso. Guarda che stronzi. Oops. Someone left the air on. Mi dispiace. Colpa vostra, ragazzi. Non dovevate lasciare i comandi fuori. Vai alla quarta e ultima postazione. Ma dove è uscito quest'altro? Scusa, io ho visto una macchina da... con su tre persone, non quattro. Ecco qua. Ed ecco anche l'ultima postazione. In un bel condominio, devo dire. Buongiorno. Salve, come va? Ecco qua, tutto bello sistemato. Esattamente come piace a me. Questa è chiusa. Ma stai zitto. E questa è aperta, ovviamente. Uccidi i tecnici del laboratorio. Addirittura tecnici sono. Certo, per fare la droga sicuramente una mezza conoscenza delle scienze Walter White ci insegna. Devi conoscerla. Ma ci insegna anche che con la ricetta tutti sono bravi. Ecco qua. Buttiamo su un'altra flashbang perché sì. Chiuso, trova la chiave. Chissà chi ce l'avrà. Aspetta. Scusami, ma ho bisogno della chiave. Buongiorno, sono venuto per uccidervi tutti. Aspetta. Tutto risolto nel modo più veloce e pulito possibile. Insegui il tecnico capo. E ti pareva che non scappava? Quando mai non scappano? Non imparano mai che non devono scappare, perché poi è peggio. Ma la mia macchina! Jesus Christ. No, e dai, ce l'avevo lì a portata di mano. Dai. Ma porca troia. Bravo. Un genio, ha fatto tutto da solo. Non so dove è andato a sbattere, ma... Va bene. Questo lo si ammazza da solo. What are you thinking, my friend? It's beautiful. And expensive. More money will come. You had best be right.
Between the farm and this fire, we cannot afford to have anything go wrong. Giusto, with our next certo. Don't worry, General. The shipment will be safe. These saints are proving themselves to be quite the nuisance. Then perhaps la ringrazio. It's time we speak to their leader. Vieni, t'aspetto. Fuoco e fiamme completato. $3,000. Quartiere Shivington. $500. E altre missioni disponibili. Guarda che bello che va tutto a fiamme. Quindi signori, vi ringrazio tutti per avermi seguito come al solito se mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti.